che comunque anche il tema della relazione, no? Siamo un po' abituati ormai anche col digitale, no? Di connessioni, like, sì, va bene, però cioè, torniamo al tema delle relazioni, cioè ok, le connessioni. Il commercio secondo me non deve essere connessione, deve essere relazione. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno deciso di inventarsi un qualcosa di nuovo, di particolare. Oggi abbiamo tra noi un presidente, il nostro primo presidente, nonché il responsabile del rifacimento dello skyline natalizio di Bergamo, Nicola Viscardi. Eccoci. Sono io. Attenzione. Ciao. Con l'onore, visto. Com'è la vista presidenziale? Ti ha messo in difficoltà, visto che avete tirato al cucito con tutto. Hai visto? Ma tra l'altro c'è stato un problema. Ti ringrazio perché... Lasciare lo sport mi sembrava nel nostro caso. Tra l'altro lo possiamo dire, tanto i nostri amici che ci ascoltano sono pochi affezionati, e quindi abbiamo dovuto fare questo intro tre volte perché, bisogna dire la verità, di fronte a un presidente anche i presentatori si emozionano. C'era emozione. C'era emozione. C'era emozione. Ah, mi capita spesso. Come riesci a creare questa empatia con i presentatori, cioè metterli proprio a agio? Beh, non lo so, in realtà parlando, cioè vengo a parlare in pubblico in diverse occasioni, ormai quasi tutte le settimane, davanti magari anche a tante persone, ti abitui un po', poi il tempo per prepararsi dovrebbe essere sempre tanto, perché per una platea comunque grande ci vorrebbe tanta attenzione e tanta preparazione, purtroppo non sempre si riesce a essere all'altezza delle aspettative della platea, però al netto anche di cose più semplici, dalla conferenza stampa per l'evento, insomma, si fa. Si fa, l'appetito viene mangiando, perché insomma, dai, poi un po' ti abitui, basta. E via. Ma noi, tra l'altro, la prima domanda con cui parlo sempre è: come stai? Come stai andando adesso? Siccome sto, domandona anche cosa. Dal punto di vista a livello lavorativo, beh, insomma, tanta carne al fuoco, per cui negozio, ottica, fotografia, che sai, e poi grande impegno, tra le altre cose, anche sul distretto, per cui un po' questa rete di commercianti della città che ho preso in mano da qualche anno a questa parte, insieme a diversi colleghi dal centro ai borghi, che è un grande impegno, ma regala anche grandi soddisfazioni, per cui sono impegnato su più fronti e via. E infatti hai risposto di fatto alla mia prima domanda, o meglio la mia seconda, perché capire sempre come stai la seconda, e invece cosa fai nella vita. Noi ti vediamo un sacco attivo sui social e quindi ti distreggi tra il negozio e il distretto urbano del commercio. Ma io di lavoro faccio cose, vedo gente. Ah, ok, quindi questa è una bella descrizione. No, nel senso che l'impegno in negozio sicuramente tanto, okay. Una realtà che conta comunque 9 persone, cioè una piccolissima azienda, però insomma... Non sono neanche poche. Neanche così poche se ci pensi bene, e quindi la gestione anche solo del negozio, con una mole di lavoro che cresce ogni mese e ogni anno di più, è sempre più impegnativo, chiaramente si cerca di delegare, di strutturare, però l'impegno da imprenditore, se vuoi far crescere la tua attività, ci deve ovviamente essere, anche se abbiamo la fortuna di avvalerci, anche se è una piccola impresa familiare, di collaboratori che abbiamo scelto, stiamo facendo crescere veramente bravi e in gamba. E niente, poi sul distretto, anche lì ho preso in mano qualche anno fa la cosa, dalla precedente amministrazione, abbiamo un po' instaurato un dialogo con Gori, che è anche assessore al commercio, lui ha voluto creare un po' una nuova squadra per il cambio generazionale anche sui temi del commercio, e quindi siamo qua, eventi, iniziative, promozioni. Ma infatti volevo chiederti questa cosa qua, perché da fuori sembra, cioè, faccio fatica a capire, no, forse è proprio... Ma anche io mi sono reso in realtà ogni tanto. Cioè, cosa fa? Cioè, cos'è e cosa fa il distretto urbano del commercio? Ma in parole, proprio due parole, non ci devi spiegare. Allora, in due parole, allora, giuridicamente,
i distretti del commercio nascono intorno al 2008-2009 in Italia, in Regione Lombardia, su volontà appunto della Regione, su un'esperienza internazionale europea di distretti che ci sono già magari da 20-30 anni in altri stati europei. Che cos'è il distretto? Il distretto è una cabina di regia territoriale, a questo senso tema il commercio, che unisce a sé tutti i player, gli stakeholder a tema commercio. Qui a Bergamo sono il Comune di Bergamo, nella qualità dell'assessorato al commercio, le associazioni di categoria trasversali, ASCOM, Confesercenti, la Camera di Commercio e le associazioni di via, proprio di quartiere, che coinvolgono il distretto, per cui nel caso di Bergamo il centro, i borghi, diciamo, scelgono le aree densamente più commerciali, con lo scopo di promuovere, insomma, il progredire del commercio attraverso tutta una serie di azioni che vanno dalla riqualificazione e rigenerazione urbana, per cui ripensare alcuni spazi vecchi, desolati, desertificati, a come degli interventi di natura pubblica possono agevolare e favorire alcuni flussi pedonali, flussi commerciali, flussi veicolari e cambiare le sorti di quel quartiere, di quella via, banalmente nell'emissione di bandi economici a favore delle nostre piccole imprese o ancora ad eventi, citavi per esempio quello del Natale, dove abbiamo costruito nel tempo, anno su anno, insomma, sempre più iniziative per due cose: sempre migliorare l'impatto e la vivibilità dei luoghi, e in seconda cosa, chiaramente da questo trarre vantaggio in flusso pedonale, veicolare, cioè attrarre come, insomma, come area sempre più persone, in modo tale che queste persone diventino anche i nostri clienti. L'obiettivo è quello di cercare di fare una rete tra il pubblico e il privato per cercare di governare alcuni fenomeni sul commercio molto complessi, molto difficili, che non si esauriscono sicuramente nelle operatività che il distretto fa attraverso me e la squadra con cui lavoro. Però la messa è grande, le risorse sono sempre poche, grazie a Dio collaboro con tanti commercianti che hanno passione, che condividono con me un po' l'obiettivo e la missione di far sì che quello che ci sia all'esterno sia sempre più bello, sempre più funzionale dal punto di vista anche commerciale, per essere ancora più competitivi all'interno. Cioè oggi non basta più, secondo noi, far bene il proprio lavoro all'interno di un luogo, ma dobbiamo occuparci anche di fuori per essere più competitivi all'interno. Lo sforzo è sicuramente doppio, tanti progetti che abbiamo portato avanti hanno pagato, altri non hanno funzionato, altri che hanno funzionato parzialmente li abbiamo visti, li stiamo portando avanti, per cui insomma sfide grandi, non abbiamo paura di metterci in gioco. È un lavoro non indifferente, nel senso che è proprio cercare di avere un connubio tra quelli che sono i commercianti che hanno un negozio e sono anche un po' uno sguardo, immagino, sul territorio, questa cosa qua, nel senso che loro vivono il territorio da dietro alla vetrina, e il fatto di riuscire a intercettare da dentro fuori le persone è sicuramente una cosa fantastica. Ma io quello che volevo chiederti invece è una domanda che mi faccio da un po', ed è anche un po' il motivo per cui ti ho chiesto di venire qui oggi, e sono molto contento alla notizia che tu abbia accettato questa proposta, ed è il vostro negozio è Bergamo da tanto tempo, nel senso che io ho quasi 30 anni e so da sempre che esistete, ma so che avete una storia anche molto più lunga. Quindi tu sei anche la prima generazione. Esatto. Sei la terza generazione. Okay. E ora la mia domanda è, scusami, tu sei la terza generazione di un negozio che ha avviato, funziona da tanto tempo, e quindi la cosa è, chi te l'ha fatto fare di prendere in mano il distretto urbano del commercio e mettersi in gioco da subito, ma soprattutto in prima persona, quando cioè avresti potuto dire: guarda, io faccio il mio lavoro, la mia attività è avviata, posso andare avanti con la scia, e invece hai deciso di metterti in gioco. Da dove nasce questa cosa e come scatta questa cosa qui? Allora, è una domanda, cioè, abbastanza profonda, la quale non penso non ci sia una spiegazione razionale, cioè da se perché tu fai questo podcast o questo il tuo mestiere, cioè nel senso un insieme di fattori che ti portano a... Ho individuato, non è la prima volta che mi è stata chiesta, ma pensandoci, sono ancora fermo alla prima risposta che mi sono dato, che sicuramente ho avuto degli esempi davanti a me che già diversi anni fa, e
riattacco a quello che dicevi tu, per cui alla seconda generazione, cioè mio padre e mio zio che sono in negozio con me, o meglio, sono io in negozio con loro. Attenzione, se mai, poi... se mai ascolteranno questo po'. E mio nonno prima hanno sempre dato uno sguardo un po' in là rispetto a quello che era un po' il... la routine e il proprio mestiere basta, nel senso che dalle storie di mio nonno, che ho avuto la fortuna di conoscere, da mia nonna, dei miei genitori, già dall'esperienza da migrante per lavoro di mio nonno in Svezia, si era insomma dato tanto da fare per creare una comunità di italiani, una sorta di villaggio operaio dove lavorava, una sorta di Crespi d'Adda, ma vicino a Stoccolma, no? E poi quando è tornato anche in età più avanzata si è dato a fare per il centro anziani, ha gettato le basi per costruire il centro anziani di Boccaleone, adesso è una realtà consolidata che accoglie 6 centinaia di anziani per tutta una serie di cose. E poi a mio papà e mio zio che dal punto di vista professionale si sono spesi sia per la categoria degli ottici e hanno fondato una cooperativa bergamaschina insieme ad altri colleghi, adesso fa parte di una cooperativa nazionale di oltre 400 punti vendita in Italia, ma ancora anche per l'ordine professionale piuttosto che tutta una serie di cose, ma anche mio padre per esempio ha fatto per anni il volontario all'Unitalsi, quindi c'è sempre stata un po' quella voglia di grande passione nel lavoro, molto esauriente, esaustiva, con un po' da bergamasco, ma che paradossalmente non fosse un'espressione totalizzante, che invece è una cosa un po' da vergogna, cioè bergamasco lavora e basta, no? Noi abbiamo sempre lavorato e basta, però di carattere, di famiglia, abbiamo sempre cercato qualcos'altro. È molto complicato, nel senso che soprattutto ad oggi, dove ogni cosa, ogni competenza richiede molta esperienza, un servizio a un certo livello, molta esigenza dall'altra parte, insomma fare cose ad un certo livello richiede tanto tempo e questo impegno è abbastanza gravoso. Io poi, ripeto, per il team che abbiamo riesco a staccarmi diverse ore alla settimana per seguire questi impegni di ristretto, però non è sicuramente un'attività facile, e c'è poi chiaramente il fenomeno che la cosa viaggia un po' a due velocità, no? Cioè tu devi essere pronto a dare delle risposte agli imprenditori come sono abituati ad averle nel loro mestiere, cioè penso una cosa, la faccio dopo 2 secondi perché le energie sono le mie, i soldi sono i miei, al confrontarti con un'istituzione che se vuoi è anche snella, strutturata bene a Bergamo, quella del comune, ma che comunque le sue tempistiche, le sue procedure, le sue problematiche e il distretto ha la sfida anche di tenere unite queste due correnti, cioè quella del pubblico e del privato, affinché il risultato finale delle nostre opzioni sia una plusvalenza che vada oltre la somma singola dell'energia del privato e del pubblico, cioè che la somma di 1+1 non faccia 2 ma faccia 3, ed è spesso complicato, però è il lavoro che secondo noi è da fare, quindi grazie a voi. Sì, penso di sì, penso. Ma come hanno reagito, dato che sei super giovane, al discapito dei discorsi che abbiamo fatto prima, abbiamo qui in qualcuno che è molto più giovane di noi, questo non lo diremo e lo taglieremo. È assurdo che ci sia gente nata nel 2008. Ma io non lo so, cioè... Io ho preso l'iPhone 1 forse nel 2008 o 2009, non dico, c'è gente che è nata... Sì, sì, è nata in quell'anno lì, capito? C'è uno Times, esatto, verifichiamo. No, invece gli altri commercianti come l'hanno presa? Per esempio, a me è capitato in alcuni contesti di essere il più giovane, e quando sei il più giovane a fare una cosa che possiamo dirlo senza cattiveria nei confronti di quelli che sono venuti prima di noi, ma quando fai, sei più giovane a fare una cosa che è una cosa da vecchi, cioè una cosa che è vista da fuori come una cosa considerata da persone più grandi di te, spesso c'è un po' di chi va, come si dice a Bergamo, sarà il mio trozzone, cioè nel senso che avrà l'esperienza. Ma soprattutto te se c'è di lì. Cosa ne va tra i nostri paesi e cosa vieni dietro? Ah, ecco. Cioè, lì proprio è il massimo fondamentale. E gli altri non l'hanno presa, adesso immagino che gli altri siano un po' più grandi di te come lì c'è stata un po' una doppia partita, perché proprio per la natura del distretto c'era, diciamo, da convincere un po' la parte istituzionale, un po' più formale comunque, sì, sospettosa, ma anche la parte, diciamo, privata del mondo delle
delle associazioni. Beh, innanzitutto ci siamo presentati con una, insomma, gavetta di diversi anni nel prenderci cura, diciamo, con l'associazione di riferimento che poi è entrata nel 2016 nel distretto con Borgo Palazzo, quindi Borgo Santa Catrina città alta all'interno del Duca del distretto. Ci siamo presentati con un curriculum dove su Borgo Palazzo io, che ho fatto il vicepresidente e il vicepresidente dell'associazione per diversi anni, abbiamo maturato un po' di un background di iniziative su negozi spinti, su festività, animazione, marketing, per cui insomma ci eravamo presentati dicendo che non è che siamo spinti da un'ambizione politica, un'ambizione di che c'è qualcuno dietro, cioè semplicemente siamo un gruppo di commercianti abbastanza affiatati che hanno delle idee, ci piace farlo, ci siamo imboccati le maniche, abbiamo fatto questi progetti qua, eccetera. Ma in realtà all'interno dei direttivi con cui lavoro ci sono diverse persone giovani, ma diverse persone anche che hanno l'età di mio padre o forse di più, insomma, quindi persone che hanno 60 certo. anni e che hanno esperienza e ci supportano, nel senso che le conoscenze, l'esperienza maturata in anni di esercizio, no? In questi tavoli un po' più pubblici ci ha sicuramente formato, ci forma ancora. È chiaro che il processo oggi è un pochino diverso, cioè cambiano i tempi, cambiano i metodi, fare commercio banalmente non è, se vogliamo parlare in questo caso proprio del spostare una merce da B, metterci un ricarico sì. e venderlo, se proprio la riduciamo in super minimi termini, non è più come 50-60 anni fa, c'è anche, diciamo, il background e l'antropologia, diciamo, del commerciante italiano è cambiata tantissimo, tant'è che oggi c'è un ricambio generazionale in minimi termini nel settore del commercio, ma perché sono cambiate le economie, è cambiato lo sbattimento che c'è dietro a tutta una serie di cose. Non basta più avere un posto, aprire la serranda, metterlo in segna e poi la gente arriva, magari anche prima sicuramente. Quindi i vecchi, chiamiamoli così, in senso buono, in realtà li ho visti, almeno la maggior parte, entusiasti di vedere un po' di giovani che si interessavano al commercio in maniera, diciamo, pubblica e continuano a supportarci. Poi chiaramente c'è lo zoccolo duro di chi critica, chi non fa, eccetera, eccetera, però è una cosa che non ho mai sopportato neanche a laboratorio, esatto, per dire, da cui immagino che si tratta di lavoro, che voglio dire. Sì, poi penso che questa sia una cosa normale dappertutto, lo trovi quando sei in un filo, cioè sei chiamato a prendere delle decisioni, c'è sempre un po' che ti dirà va bene, sì, però potevi farlo meglio, va bene, intanto l'ho fatto e poi vediamo e andiamo avanti. No, poi ne cito tre, per esempio su tre temi diversi. Io lavoro quotidianamente con Beppe Acquaroli, su okay. un ristorante in San Vigilio, sono di quei nomi specifici, non so se c'è pubblicità occulta o meno, ma lui, per esempio, sul Natale mi dà una mano stragrande, cioè super appassionato, proprio di luci, luminarie, fa le prove. Okay. A gennaio di 2023 guarda le cose per il Natale dell'anno dopo, super anticipo. Ci sono i nerd del Natale. Ci sono i nerd del Natale, ma che sono anche, magari che hanno l'età dei nostri genitori, non sono invidiosi, condividono, fanno, smazzano anche qui, c'è un sacco di... Poi sua sorella Maria Rosa, che ci dà una mano invece per tutta un'altra serie di iniziative, ma anche Marco Recalcati, che invece ha una gioielleria, insomma, tutta gente che ha 60 anni o quello che è, però veramente c'ha una voglia di fare che a volte anch'io, che ne ho 33, dico, mazzo... Sì, c'è un... Prendo punti. Non c'è... No, niente da dire, siamo fortunati, c'è ancora tanta gente che ha voglia di fare, certo, sembra più complicato perché, ripeto, le difficoltà che il commercio vive oggi non sono minimamente quelle di 10 anni fa o di andare indietro, per cui tempi tosti, tempi duri. Però su questa cosa qua vedo bellino. Abbiamo la fortuna, diciamo, a Bergamo, fortuna o un po' ce la siamo creata, di avere, rispetto ad altre città, queste reti che funzionano un po' meglio. Sicuramente merito di chi prima di me le ha presidiate, merito un po' mio e della squadra che comando adesso, che sta facendo un buon lavoro. Insomma, siamo fortunati rispetto a tante altre città dimensionalmente magari più grandi della nostra, molto più grandi della nostra. Certo, e quindi sotto questo punto di vista, se invece qualcuno volesse fare un po' il tuo percorso, nel senso che immagino qualcuno che questo podcast è nato anche e soprattutto per questo,
nel senso di andare ad ispirare altre persone, non per forza super giovani, ma con fornire un punto di vista nuovo su alcuni temi, come può essere questo, il fatto di impegnarsi per la propria città e impegnarsi in maniera attiva, oppure il fatto di, abbiamo intervistato altre persone che hanno cambiato lavoro, che lo vogliono cambiare, si sono messe in gioco e hanno creato qualcosa di nuovo. Quindi se qualcuno volesse avvicinarsi un po' al percorso che hai fatto tu oppure a quello che stai facendo, come può fare? Come può o dare una mano oggi oppure domani entrare a far parte di questa squadra? Anche questa domanda, non c'erano domande facili. No, questa è una sfida. Quindi sono cose come fa. Bella domanda, non saprei, non c'è una ricetta, o cioè anch'io non ti so dire perché sono arrivato a questo punto. Cioè, non è che ho progettato di arrivare onestamente a questo punto, okay. Man mano capivo che cioè c'era spazio di crescita, c'era margine di manovra per fare delle cose che avessero un senso e portassero e perseguissero sempre di più con maggiore economia, con maggior portafoglio di idee, con maggior tutto, un po' i punti focali, gli obiettivi del distretto che dicevo poco fa. Sicuramente mettersi in gioco e gettare un pochino il cuore, no? Oltre l'ostacolo, non farsi spaventare dalle situazioni molto ingessate, molto sedimentate, spesso un po' tra virgolette all'italiana, se vogliamo dire. È chiaro che pur essendo giovane il rischio un po' oggi quello di cadere nel giovanilismo, cioè ok, giovani che hanno voglia di fare, bisogna anche prepararsi, studiare, certo, avere pazienza, toccare le corde giuste, perché non hai a che fare solo con un giovane della tua età, ma hai a che fare con sensibilità di età diverse, sensibilità personali diverse, cioè ci vuole pazienza, studio. Credo che una delle qualità più difficili da acquisire, siano, perché non le puoi imparare a scuola, sono quelle soft skill, le chiamano adesso, nel quale riesci un po' a muoverti all'interno di questi tavoli istituzionali, privati, e cercare di tenere tracciata una rotta che deve farti arrivare all'obiettivo che ti sei dato, ma non è un punto dritto da e di come potresti fare nella tua attività professionale dove comandi te, certo. È un pochino più complicato, qui ci vuole costanza, dedizione, pazienza sicuramente, però io credo che avere a che fare con gli altri e tessere relazioni sono le cose più belle, dato che poi alla fine diciamolo che se c'è, si è espansa la cultura nel mondo è merito del commercio, cioè voglio dire, sei felici al posto che farsi fatti loro con la porpora e le stupidate che abbiamo letto, no, sei la mia verità, hanno cominciato ad andare in giro e poi non so, dal Nord Africa la matematica è andata in giro un po' in tutto il mondo, poi sì, secoli dopo vuol dire che insomma la gente si è mossa un po' per le guerre ma un po' proprio per commerciare, conoscere nuove opportunità, certo, eccetera, eccetera. Quindi battute a parte, tornando a noi, grande curiosità e passione, poi io ho trovato questo contenitore adesso in questo momento un po' per caso, domani sarà qualcos'altro o ritornerò a tempo pieno in negozio, insomma bisogna capire un po' se stessi, capire un po' quali sono le proprie, anche i propri talenti e boh, poi le cose vengono un po' anche da sé, nel senso che la vita ti mette di fronte magari delle occasioni dove tu metti in gioco un po' te stesso. E chiaro che bisogna essere curioso, e per voi le cose non cadono più dal cielo. Sì, forse il fatto è proprio quello che di non aver paura di buttarsi e soprattutto forse fare esperienza, nel senso che quello che mi dico spesso, anche quello che faccio quando mi viene un'idea e ne parlavamo con altri ospiti, quindi forse proprio un po' umano aiuta. Sotto questo punto di vista mi ha aiutato a trovare delle persone molto simili tra di loro, forse la ricetta per avere tra virgolette successo in queste cose è proprio un po' questa, quello di buttarsi e di non aver paura di fare delle esperienze nuove e come dicevi tu, se vuoi un obiettivo non sarà magari un percorso lineare, però forse l'idea è proprio quella di arrivare. E poi credo che comunque anche il tema della relazione, no? Siamo un po' abituati ormai anche col digitale, no? Di connessioni, like, sì, va bene, però cioè, torniamo al tema delle relazioni, cioè ok, le connessioni,
il commercio secondo me non deve essere connessione, deve essere relazione. Io dico che uno dei motivi per cui oggi sopravvivono tante realtà commerciali in settori anche in difficoltà è hanno messo a frutto il tema della relazione, cioè il dare qualcosa in più, la propria professionalità in maniera costante, diventare un punto di riferimento di quella cosa lì, in quel settore lì. Io dico che per pochi euro in più la gente a lungo tendere preferirà sempre venire in un negozio o incontrare una persona. E ci danno ragione in termini numerici e più scientifici gli investimenti in Europa negli ultimi anni delle grandi catene che decidono di rivedere i propri format. Esempio IKEA, che tendenzialmente uno è abituato ad andare in un mega capannone gigantesco fuori dalla città, che torna nei centri città con delle dimensioni di showroom dove tu inquadri con lo smartphone, diciamo, la cameretta arredata e puoi ordinare tutto in internet e lo spediscono comunque a casa, ma l'esperienza la fai in un centro urbano a dimensione d'uomo con tutta una serie di... E per cui io credo che se anche le grandi aziende stanno incominciando un po' a riconsiderare il tema della città come punto di incontro, come luogo di relazione, anche il commercio, e anche noi nel nostro quotidiano dobbiamo perseverare nell'umanesimo. Inseguire questa cosa, esatto. Rimanere sulle relazioni. Invece, adesso ti faccio una domanda, ma che vuole essere un po' quella conclusiva, ma non so in realtà se è semplice. Mi hai chiesto se ci sono domande semplici in questo podcast, ma io spero che per te sia super semplice ormai. Ma nel Natale del 2023, sai già cosa ti sto per chiedere, secondo me, la ruota panoramica. La mettiamo. Perché c'è anche un grande dibattito sugli amanti. E chi odia il leader della ruota panoramica? Esatto, cioè, io lo so. E... Beh, allora, adesso voglio dire, se ne hai parlato fin troppo, è una ruota panoramica. Perché lei mi dice, ah, la ruota panoramica, sì, no, è una ruota panoramica, piace o non piace, c'è un mese all'anno e poi basta. E poi basta. Adesso c'è stato un anno, c'è stato il secondo, c'è stato il terzo, ci sarà il quarto. Diciamo probabilmente sì, faremo una manifestazione di interesse, vedremo se oltre all'operatore, i due o tre operatori che hanno partecipato negli anni, ci sarà l'interesse sempre di continuare. Se ci sarà questo interesse e verranno confermati gli sponsor, penso la faremo anche quest'anno. Cosa carina, simpatica, piace o non piace, comunque ha polarizzato un po' l'attenzione rispetto alla moda che poi si è creata negli ultimi anni. Mi sembra stati un pochino precursori, forse è una ruota smontabile, piccolina, perché non ci parliamo altre città, insomma, costruirci comunque attorno il centro, i borghi, le luminarie, gli eventi, le iniziative, tutta una serie di robe, ha per esempio fatto sì che Bergamo, pur essendo una città da pochi 100.000 abitanti, cioè superano i 600.000 e qualcosa, sia stata una delle città, le prime 15 città instagrammate d'Italia, cioè per cui dopo Bolzano, Milano, cioè gente che ha fatto del Natale per decenni il suo cavallo di punta, per cui insomma tanto turismo, tanto movimento, tant'è che i negozianti erano contenti. Ma tra l'altro, infatti, al di là della battuta sulla ruota, che era un po' una stupidata, se posso fare un ringraziamento come cittadino al distretto urbano del commercio, è proprio questo, ma penso di essere la voce di tante persone, ma non perché sia rappresentante di... Però effettivamente, ecco, forse la cosa che ho visto prima, quello che ti dicevo, ma cosa fa il distretto urbano del commercio, cos'è il distretto urbano del commercio, quella è una restituzione fantastica. E io che appunto mi trovo in ruota sempre, ma come questi anni ho visto il Natale così, c'era il Natale, quindi se c'è un ringraziamento da fare, ci sono sicuramente i miei, ci sono anche altri attori, però sicuramente è grazie a voi, quindi io sono molto contento di questa cosa lì, pubblicamente o privatamente o in questo spazio, diciamo così, ringrazio il Ministero del Commercio, è stata una figata vedere Bergamo andare così. Beh, tra l'altro mancano pochi mesi perché sono già al 25 marzo. E ormai adesso è Natale. Siamo qui, gente che sta sudando. Ha messo Natale. Poi vabbè, ogni anno chiaramente, quest'anno c'è stata la guerra, il caro energia, quindi ogni anno sottende, come in ogni attività, ogni famiglia, tutta una serie di considerazioni che vanno al di là del
Sì, beh, farcelo, cioè qui quest'anno è stato il tema, ma siamo sicuri di fare certe cose, come le facciamo, cioè il tema del caro energia, quindi tante famiglie che fanno, tuttora anche se i prezzi sono un po' più bassi, chiaramente a dover gestire una coperta già corta nel vedersela restringere con poche risorse, vedere aumentate le spese della corrente della casa, insieme a tutta un'altra serie di situazioni che la guerra ha portato, del caro vita, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto delle scelte consapevoli, tagliando dove si poteva tagliare, utilizzando ottimizzazioni energetiche, OLED, tutta una serie di robe, per cui siamo riusciti a non rinunciare al Natale come l'abbiamo visto crescere in questi anni, nonostante le difficoltà e senza sprecare risorse e contributi in cose superflue. Poi, chiaro, una delle polemiche c'è state prima di Natale, molti mesi prima, è necessario festeggiarlo questo Natale. Potrei rispondere dal punto di vista personale, ma risponderò da presidente. Banalmente, il Natale è sicuramente per il commercio, e non solo, è uno dei momenti più attesi e più importanti del fatturato di tante aziende, e la gente si aspetta, ma se vuoi anche per magari non pensare ai problemi o comunque, voglio dire, un po' distrarci, è un momento particolare e, voglio dire, non abbiamo buttato risorse più di altri anni, per cui il farlo con le dovute attenzioni ci sembrava una delle missioni irrinunciabili dello scorso dicembre. È andata molto bene, c'è stato tanti sorrisi, tanti abbracci sotto l'albero, alla ruota, nelle vie del centro, dei borghi, siamo molto contenti, i negozianti hanno lavorato. Chiaro che queste cose un po' magari standard, trite ritrite del Natale, oggi bisogna rivederle in chiave un pochino nuove, anche dal punto di vista del rispetto verso la sensibilità nuove, che rispetto mi sembra un po' semplicistico dire non festeggiamo il Natale, non facciamo il Natale perché, sì, solo perché costa, perché ci sono altre cose in gioco, insomma. Secondo me siete una squadra un po' facile rispondere. Siete una squadra sufficientemente forte e sufficientemente aperta per rispondere a questa esigenza in maniera nuova, e quindi secondo me non ci saranno. Io ho fiducia in questa squadra, almeno quello che posso vedere, secondo me quello che si percepisce, quindi è proprio una. Avete le carte in regola per potersi riuscire. Come se non ci fosse la ruota quest'anno e ci fosse qualcos'altro? Boom! No, c'è più no, e stia lavorando in altre robe che non posso dirti. Vorremmo farla, comunque ormai è un po' un asset, almeno visto che con il distretto partecipa anche la. Cioè, comune partecipa anche la vita del distretto. Abbiamo parlato, ne parleremo, penso ci sia anche la volontà, no? Degli attori pubblici, del DUC, di mantenere questo assetto organizzativo con le cose fatte così, per cui almeno per quest'anno, se andrà bene, ripeto, la manifestazione di interesse, ci sono gli sponsor per farlo, perché ripeto, la ruota è a pagamento, non utilizza soldi, c'è uno sponsor che paga i costi fissi, l'operatore si assume il rischio, noi prendiamo una feed da questa roba, vediamo la pubblicità, per cui non costa zero, proprio zero, anzi il distretto incassa qualche soldo per distribuirla ai negozianti, alle luci, a tutto quello che è, e per cui dai, speriamo di riuscire a farlo. Ci saranno delle belle novità, perché sarà un po' anche la chiusura di Bergamo Capitale, Bergamo Brescia Capitale della Cultura, per cui vorremmo finire l'anno con i fuochi d'artificio, per cui ci saranno delle altre sorprese. Speriamo di riuscire a realizzarlo, anche ancora un po' di tempo, ma siamo già da qualche mese all'opera, perché davvero è tanto di lavoro che c'è da fare solo su questo tema qua, immagino di questo. Esatto, ma io volevo farti un'altra domanda, se avete qualche chicca, qualche alzo nella manica per Dragon Brescia 2023. Allora, è stato anche un po' tosta, perché volevamo chiaramente andare avanti con Brescia e i nostri corrispettivi di distretto bresciani, che però sono strutturati in una maniera un po' diversa. Noi quindi siamo un po' secondo me arrivati lunghi, nel senso che lanceremo qualche iniziativa solo adesso, forse anno di poi magari meglio, visto che c'è stata già tanta carne al fuoco, quindi forse è meglio arrivare adesso con qualcosa sul commercio. Abbiamo in mente un'iniziativa
sul commercio e la cultura con un'applicazione di gamification, dove sono messo un pezzo, cosa vuol dire gamification? Wow, praticamente un'app dove si gioca e si vincono dei premi, si chiama gamification, gamification. No, sono troppo vecchio, siamo troppo, però quelli del 2008 diciamo. No, praticamente un gioco molto semplice che tu puoi completare i tuoi tentativi al giorno. Diciamo, se superi questa sfida, questo giochino dura pochi secondi, vinci un premio, e uno di questi premi potrebbe essere una scontistica in uno dei negozi di Bergamo o di Brescia, o un omaggio nei musei, nei teatri, nei palazzetti di Bergamo di Brescia per godirci questo anno Bergamo Brescia capitale della cultura. Per cui se gioco qui posso vincere lo sconto al negozio di ottica o l'ingresso a Donizetti, ma idem un negozio di sconto, esatto, di Ferrari a Brescia o il Teatro Grande, non so, mi invita a un biglietto per quell'opera lì quel tal giorno. E quindi stiamo conciliando i vari assessorati, i vari duc, per capire se possiamo partire a breve su questa cosa. L'abbiamo già fatto in fase sperimentale perché mi è andata molto bene, nel senso che migliaia di bergamaschi hanno giocato e volevamo rilanciarla insieme ai fratelli, si può dire, bresciani, non lo so. Tipo un'altra squadra, perché non sono molto campanilista. No, non bresciamo, diciamo. Ok, perfetto. Da iniziare con questa cosa insieme, poi abbiamo tanti, adesso lanceremo a breve sempre con il Duc di Brescia un bando per i negozi di Bergamo Brescia, a quale potranno partecipare i negozi, le nostre imprese, per fare delle innovazioni tecnologiche, di struttura all'interno dei propri punti vendita, per cui sarà un'occasione per rilanciare anche qui il commercio. Poi partiremo con l'estate, un po' con qualche notte bianca, qualche iniziativa. A settembre abbiamo lo sbarazzo. Vorremmo lanciare, e ci stiamo per arrivare, una piattaforma simile a un e-commerce cittadino, con una consegna green nella cintura appena limitrofa la città, in un'ora e mezzo. Sono un po' di. Un sacco di carne al fuoco davvero. E di cose, e dai, vediamo se riusciamo a. Tutto, assolutamente, assolutamente. Beh, Nicola, io non so cosa dire. Bellissima questa roba qua. Grazie. No, ti ringrazio. No, siamo contenti. È una paura questa cosa. Siamo contenti, c'è tanti ragazzi, tanti commercianti, quelli che ci lavorano dietro, poi ripeto, tutte le associazioni che compongono gli stretti ci danno una mano, il comune, la Camera di Commercio, Ascom, Confesercenti, associazioni del centro, dei borghi. È complicato perché siamo in tanti, però siamo fiduciosi, insomma, la voglia di lavorare non ci manca. Super, io ti ringrazio tantissimo. Grazie per essere stato qui. Tutti. E niente, vi ricordo che questa puntata la potete vedere su YouTube, la potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast e tutte le varie piattaforme per i podcaster e podcasting. E ci vediamo nella prossima puntata di Umano. Io ringrazio un sacco Nicola per essere stato con noi e ci vediamo nella prossima puntata. Grazie ancora. Grazie. Ciao.